Let's stay up tonight. Let's stay up tonight. Ben ritrovati Spazio Neve, il rotocalco sugli sport invernali di Vici Azzurra TV realizzato in collaborazione con il comitato Fisi VCO. Siamo tornati a Domobianca 365 e ringraziamo Paolo Zanghieri, gli amici di Domobianca, perché ci permettono di registrare al Luse Bar, quindi siamo al Lusentino, molto più in basso dell'altra volta, niente gatto delle nevi. Dicevamo, ci permettono di registrare qui al Luse Bar nonostante il bar sia chiuso per i motivi che ovviamente tutti sapete. Serata importante, ovviamente nella nostra prima messa in onda di Spazio Neve alle 21 siamo contro il Festival di Sanremo e allora abbiamo l'ospitona, finalmente Alessia Crippa. Ciao Alessia. Ciao, buonasera a tutti. Allora, intanto ci fa piacere averti perché ti abbiamo cercato per tanto tempo, ma tu eri in giro per piste a fare gare, quindi è anche giusto così. E ci hai portato il regalino, la medaglia d'argento degli Europei Juniores di Eagles. Complimenti, eh? Sì, grazie. È stata, diciamo, il finale di stagione col botto. Almeno una medaglia l'ho portata a casa dopo una lunga stagione in Coppa del Mondo. E quindi sì, sono contenta. Parliamo un po', dai, parliamo un po' di questa stagione che ti ha visto disputare questi europei, dove ha vinto Tara Rychenkova, che mi dicevi un po' fuori onda è un po' la tua corrispettiva russa, diciamo, la tua rivale più importante, però appunto Coppa del Mondo, poi anche i mondiali, quelli fatti ad Altenberg, insomma, sei una protagonista del nostro skeleton a livello non solo locale, erede della grande Costanza Zanoletti, quinta a Torino, ma secondo me un atleta di grande livello anche parlando a livello nazionale, insomma. Quella è la speranza. No, è stata una bella stagione che, cioè, siamo sorpresi di essere riusciti a finirla, perché comunque Covid, comunque ci sono state gare spostate e quindi è stata difficile. Nonostante tutto siamo riusciti a portarla a termine. Io ho concluso quindicesima nella graduatoria generale di Coppa del Mondo. E come prima stagione di Coppa del Mondo ne sono soddisfatta. C'erano gare che potevano essere fatte meglio, ovviamente, e però dai, anche i mondiali non è stato il risultato che mi aspettavo, però come ha detto il mio allenatore, ho comunque fatto un passo avanti e sono giovane, quindi è l'esperienza che conta. Allora, siamo qui sempre con te, abbiamo tanto, tanto, tanto da vedere perché ci sono stati i campionati regionali sia dello sci alpino che dello sci nordico, è finito il circuito ACF Refrigeration della Fisi VCO, ma cominciamo con il bob proprio a Eagles, campionati italiani in Austria, poi ne parleremo con il nostro Marco Farina, vediamo come sono andati e poi torniamo qua al Luse Bar. Medaglia di bronzo per l'ossolano Marco Farina ai campionati italiani di Boba 2 che si sono disputati in Austria ad Eagles, sulle alture che fanno da corona ad Innsbruck, dove peraltro si svolsero le Olimpiadi invernali del 1976. Gara che si è svolta in terra austriaca vista la mancanza di piste funzionanti in Italia, ferme o in stato di abbandono, come per esempio la pista Eugenio Monti di Cortina, che tornerà agli antichi splendori in vista dei giochi di Milano-Cortina 2026, o quella mestamente abbandonata di Cesana Pariol, dove si tennero i giochi torinesi del 2006. Patrick Baumgartner ed Erik Fantazzini si sono laureati campioni italiani con il tempo di un primo 44 secondi e 18, una prova di livello per loro, che hanno preceduto la coppia formata da Mattia Variola ed Elmas Obu, staccata di 65 centesimi. Terza piazza per Alex Verghiner e Mattia Banello a 1 secondo e 76. Seguono Enrico Ghilardini con Alessandro Fierro a 3 secondi e 06. Il nostro Marco Farina con Lorenzo Conti a 4 secondi e 44 e Robert Mircea insieme ad Agnes Pagnini a 6 secondi e 57. La classifica juniores ha premiato Baumgartner davanti a Ghilardini e Farina, che quindi porta nel VCO un bel bronzo.
Rieccoci all'Use Bar, dove c'è il nostro Federico Sciagata che sta facendo da supervisore giustamente a casa sua, e ringraziamo ancora Domobianca 365 che ci permette di registrare qui nonostante la stazione sciistica e anche l'Use Bar siano chiusi. Devo dire che la medaglia mi emoziona parecchio, perché sono abbastanza sensibile a queste cose che voi atleti vi portate a casa, perché c'è tanto tanto sacrificio. Abbiamo visto un campionato italiano di bob a Igls. Igls è in Austria, è praticamente la pista delle Olimpiadi del 76 a Innsbruck. Com'è possibile che non ci sia una pista in Italia e voi dovete andare ad allenarvi così lontano? Perché insomma immagino che non sia così facile, però Cortina, la pista Eugenio Monti, sarà ricostruita adesso per le Olimpiadi del 26. Cesana Pariol praticamente per tre quarti non funziona più. Come mai? La solita gestione dell'italiano. Domandaccia. No, la pista è stata costruita al sole, quindi comunque i prezzi per mantenere il ghiaccio erano comunque più alti rispetto agli altri posti. E poi ovviamente l'Italia, c'è stata poco utilizzata e giustamente è stata chiusa. E quindi voi dovete andare ad allenarvi in Austria? Sì, Igls tra l'altro ormai è la nostra pista di casa. Quest'anno sinceramente ho passato più tempo lì a Igls che a casa. Mi dicevi nel fuori onda che poi non è neanche così facile, perché tra gare, Coppe del Mondo, una miriade di tamponi, insomma non è una, è un sacrificio. Quindi a mio modo di vedere questi risultati sono ancora più importanti. Sì. Vabbè, i tamponi ormai sono all'ordine del giorno, però diciamo che per noi è normale stare in giro così tanto, perché anche la settimana di gara è più lunga che per un tipo per lo sci. Noi non abbiamo solo l'appuntamento, abbiamo anche 3 giorni di allenamento, cioè che sono proprio ufficiali, che devono essere fatti prima di ogni gara. Ti faccio 2 domande. Una, la stessa domanda che feci anni fa a Costanza Zanoletti, ma le prime volte che vi lanciate a pancia sotto con il ghiaccio che vi sfiora il non c'è un po' di, non dico timore, però un po' di ansia, non ti viene? Allora, io sinceramente non mi ricordo quasi più niente delle mie prime discese, però devo ammettere che ogni anno quando ricominciamo sulla prima pista dove andiamo, prima di scendere ho un attimo di timore, perché dico, chissà se sono ancora capace. E invece sei capace ancora, perché arrivano le medaglie. Vabbè, qualche botta l'ho ben presa quest'anno. Eccola, tutto a posto, niente sì, di sì, grave. Sì, no. Senti, il rapporto con Manuelo Ioli invece, che è il commissario tecnico, è stato un altro grande della zona. Maurizio per me... Maurizio, certo. È quasi un padre, mi ha visto crescere praticamente. Perché prima mi seguiva per la preparazione dello sci alpino, anzi l'ho conosciuto per la prima volta alle elementari come insegnante di educazione fisica, e poi dopo l'ho rivisto con lo sci come per la preparazione estiva, e adesso è il nostro direttore tecnico, quindi c'è un bel rapporto, oltre al fatto che quando sono qui a casa è lui che mi segue magari per l'allenamento in palestra, sulla tecnica, mi dà un occhio, mi dà una mano. Oioli, che peraltro diventerà anche il responsabile tecnico del settore bob, quindi sta facendo carriera. Andiamo a vedere ancora immagini, bel servizio, skill pario, campionati regionali di sci di fondo, Gundesen, quindi con il prologo a tempi e con l'inseguimento il giorno dopo a seconda dei tempi stabiliti nella prima giornata di gare. Under 14, Under 16, giovani signores, un grande Gabriele Matli che vince il titolo, ma non solo, tanto da vedere, eccolo qua. Campionato regionale del Comitato Fisi Alpi Centrali di sci nordico a Schilpario sulle nevi bergamasche della Val di Scalve. 2 le giornate di gara con la prova valida come prologo individuale e tecnica classica il sabato, e con le finali ad inseguimento decretate dai tempi della prima giornata disputate alla domenica e la cosiddetta prova Gundersen. Under 14, Under 16 e giovani seniores, le categorie in gara. Vari fondisti e le fondiste del sodalizio del Comitato Fisi VCO presenti alla manifestazione, intitolata quale trofeo Togni Maria Assunta, trofeo Framar.
Tra le under 14, nella prova femminile, miglior tempo a Stella Giacomelli dell'Alta Valtellina, settimo tempo per Lisa Giannoni dello Sci Club Valentigorio. Tra i maschi invece, dove il miglior tempo lo ha fatto segnare Stefano Epis della compagine aerobica Ubi Banca Goggi, ecco la 19ª piazza di Filippo Piumarta del Formazza e la 35ª di Giorgio Holzer del Vallenzasca. In Under 16 la prova femminile ha visto in testa Martina Bonaccorsi dello Sci Club Gromo, Alessia Lani del Vallentigorio e nelle 10 con il nono tempo segue un trio dello Sci Club Formazza composto da Matilde Pastorelli, Anna Sartori e Giada Matli, che sono 12esima, 16esima e 17esima. E invece Nicolo Bianchi, polisportiva alle prese, il miglior tempo nel prologo maschile, grande il secondo posto di Gabriele Matri del Vallentigorio, buon ottavo crono per Alberto Ambiel del Formazza, 15esimo il compagno di squadra Matteo Antonietti, 16esimo e 19esimo sono i portacolori dello Sci Club Valle Vigezzo, Simone Bergamaschi e Luca Zanoletti. Infine i giovani seniores con la gara femminile che ha visto il miglior tempo del carabiniere Valentina Mai, la 14esima piazza per Lara Centamori del Valle Vigezzo, tre maschi invece e 12esimo Mauro Balmetti del Vigezzo, 17esimo Michele Matri del Valle Antigorio, 21esimo Francesco Gnuva del Val Vigezzo, 30esimo il compagno Gianni Lorenzini e 37esimo Alan Amodei sempre del sodalizio vigezzino, primo Nicolò Cusini dello Sporting Club. La domenica spazio quindi alle finali ed inseguimento con i titoli andati in Under 14 femminile a Stella Giacomelli del Valtellina. Per noi ottimo nono posto di Lisa Giannoni dello Sci Club Valle Antigorio e a Stefano Epis dell'Ubi Goggi tra i maschi. In Under 16 titolo a Vanessa Commensoli della polisportiva Le Prese, brave Pastorelli, Sartori e Giada Matli del Formazza. Tra i maschi allievi è la grande giornata di Gabriele Matli, portacolori del Valle Antigorio, che ha ripreso a superato di 7 decimi Davide Negroni del Clusone, con Nicolo Bianchi che nonostante il miglior tempo del sabato chiude terzo. Il suo è un titolo regionale meritato e davvero bello come il sole. Infine le gare giovani seniores con Martina Bellini del Centro Sportivo dell'Esercito che riprende e batte Valentina Mai dei Carabinieri, 15esima alla Vigezzina Centamori, tra i maschi Davide Mazzocchi della Under Up batte Nicolò Cusini dello Sporting Club e ribalta il risultato del sabato. Per noi 15esimo Gnuva e 19esimo Michele Matli. E sempre a Schilpario siamo tornati all'Usebar con Alessia Crippa, che è la nostra campionessa di skeleton, seconda ai campionati europei juniores, e quella lì la medaglia. Dicevamo, sempre la prossima settimana a Schilpario, nel weekend in arrivo, i campionati italiani. Ci saranno varie prove con una gincana a tecnica libera, 5 km maschile, 4 km femminile, sempre a tecnica libera, e la staffetta tecnica classica, 3 km e 300 per 4. I tecnici del comitato Alpi Centrali, che sono Morris Galli e Luigi Schena, hanno convocato 40 atleti del comitato, della squadra del comitato Alpi Centrali, 20 maschi e 20 femmine. Dal nostro comitato VCO ci sono Lisa Giannoni dell'Antigorio, che mi pare tu sei tesserata, non sei una atleta dell'Antigorio, e Filippo Piumarta del Formazza, che sono due atleti che andranno a rappresentare il nostro comitato a Schilpario ai campionati italiani, ma poi ci saranno anche regionali, avremo anche nella prossima puntata tante belle cose da vedere. Adesso parliamo invece di regionali di sci alpino, Baby e Cuccioli al Passo del Tonale, sabato e domenica ci sono stati tanti piazzamenti, ma due titoli, vedremo, per Riccardo Pollini De Petris e il secondo posto del comitato VCO nella classifica squadre, quindi tanta tanta roba il servizio. Le nevi del Passo del Tonale hanno fatto da location ai campionati regionali del Comitato Fisi Alpi Centrali per la categoria regionale Pulcini, dunque Baby Under 10 e Cuccioli Under 12, un weekend ben riuscito. Esatto, è stata una 3 giorni di intense emozioni dove tutto è filato nel migliore dei modi, ha commentato il presidente dello stesso Comitato Alpi Centrali Franco Zecchini, nel quale atleti e tecnici hanno temperato alla perfezione le regole imposte dall'emergenza sanitaria. Un'emergenza che non ha compromesso di vedere, ovviamente sotto le mascherine, i sorrisi di gioia di questi piccoli sciatori. Ecco i risultati dei giovani del Comitato VCO, peraltro secondo nella classifica del Criterium Pulcini Sci Alpino, con 709 punti, preceduto solo da Brescia con gli inarrivabili 945 punti totalizzati. Partiamo dallo slalom gigante Cuccioli maschile.
di sabato, che ha visto tanti dei nostri nei primi 10. Primo e campione regionale Riccardo Pollini De Petris dell'Ossola Ski Team, davanti a Matteo Ciapponi del Revolution Ski Race, bravi anche Matteo Vaglio del medesimo team che ha chiuso quinto e Filippo Di Lenardo dell'Ossola Ski Team che ha terminato ottavo. Sempre sabato spazio alla medesima gara femminile che ha laureato campionessa Margherita Boero del Ponte di Legno. Per noi ci sono il settimo posto di Serena Rigoni del Trubi Ski Team, il nono di Andrea Iade Borsotti dello Ski Club Formazza e il 17° di Giulia Di Maria dell'Ossola Ski Team. Sotto poi con lo slalom speciale baby maschile è successo per il bresciano Andrea Gabossi del centro agonistico Brixia. Fuori dai 10 i nostri con l'11ª piazza di Felizicher Castiglio del Domo Bianca, il 14° posto di Davide Cappelletti dell'SC Formazza e il 21° di Diego Ferraris dell'Ossola Ski Team. Il sabato si è concluso con la prova baby femminile, sempre tra i pali stretti. Titolo Ameti Benzoni del Club Scimadesimo, sfiora il podio Dorotea Martina dell'Ossola Ski Team e decima Gaia Cervini del Revolution, 12ª Aurora De Nicolo della medesima compagine e da chiuso 13ª Cecilia Zoe Penati del Macugnaga. La domenica si apriva con lo slalom speciale Cuccioli Maschile, secondo titolo regionale per Riccardo Pollini De Petris. Il portacolori dell'Ossola Ski Team raddoppia e precede Ubaldo Mutti del centro agonistico Brixia. Sul podio sale ancora anche Matteo Ciapponi del Revolution. Sesta piazza per Filippo Di Lenardo dell'Ossola Ski Team. 12° è Marco Vaglio del Revolution. 13° Riccardo Poli dell'Ossola Ski Team. 15° Andrea Villaraggia. E 16° Matteo Gambino, entrambi del Revolution Ski Race. Subito dopo, speciale femminile Cuccioli, vinto da Emma Bellini del Brixia. Il comitato VCO ha piazzato al nono posto Andrea Iade Borsotti del Formazza e Beatrice Campana del Goga Mottarone. Il weekend altonale si è chiuso con il gigante Baby. Nella gara maschile vince Pietro Bezzi dello Sci Club Ponte di Legno. 7ª piazza per Iker Felix Castiglio del Domo Bianca. 14° per Davide Cappelletti e 19° per Giulio Borghi del Formazza. Infine la gara femminile col successo di Astrid Polotti del Bormio. Sfiora il podio Cecilia Zoe Penati dello Sci Club Macugnaga. Quinta è Marchina Dorotea dell'Ossola Ski Team. Nona Aurora De Nicolo del Revolution. 14° Martina Rinaldi dell'Ossola Ski Team. E 16° Gaia Cervini del Revolution Ski Race. Non male, davvero non male. Ultimo blocco di spazio neve qui all'Use Bar, aperto per noi, non è funzionante adesso ma aperto per noi per registrare spazio neve qui a Domo Bianca 365 con Alessia Crippa. Alessia, tu hai 20 anni e guardando avanti a livello di skeleton cosa vedi nella tua carriera? Le Olimpiadi, spero. Sto lavorando per quello e tra l'altro spero anche di diventare professionista nel giro di 1 o 2 anni, perché comunque è un impegno il doversi allenare tutto l'anno e comunque io sto continuando a studiare anche. Cosa studi di bello? Scienze motorie all'Università di Varese. Di Varese. E quindi conciliare il tutto è difficile, soprattutto certo, senza un supporto economico. Magari con un corpo militare? Speriamo. Hai avuto modo di avere qualche contatto? Per ora ancora niente, non è lo sci, quindi certo, è faticoso continuare così. E questa è un po' una cosa che non è azzeccatissima. Questi sport come lo skeleton, ma ce ne sono anche tanti per le Olimpiadi estive, vengono ricordati solo quando c'è il grande appuntamento ed è la cosa più sbagliata, a mio modo di vedere, che esista, perché i sacrifici si fanno per le Olimpiadi, ma si fanno anche nei 4 anni prima, esatto. Alessia, quindi secondo me è giusto che ci sia sostegno, ma direttamente Pechino 2022? Ma io ci sto lavorando, ovviamente riuscire a qualificarsi non è proprio facilissimo, cioè da noi abbiamo solo 6 nazioni che possono avere più di una persona, certo, alle Olimpiadi. Certo. E quindi essere nelle prime 6 nazioni è dura, però si può fare. Si può fare e si cercherà di farlo. Esatto. Poi dopo 2026 in le casa, Olimpiadi in praticamente casa, in casa. Le Olimpiadi in casa sono un sogno, non tutti possono viverlo e vorrei sfruttarlo al massimo. E quindi diciamo che il massimo, il focus number one, Milano Cortina 2026. Sì. Senti un po', se volessi
tu Alessia Crippa vuoi convincere una ragazzina, un ragazzino a provare lo skeleton, no? Cosa gli diresti? Perché è comunque, è vero che abbiamo detto prima, non sono sport di nicchia, però sicuramente è molto particolare sia lo slittino che lo skeleton, ma anche più del bob se vuoi, che c'è più contatto secondo me con il ghiaccio, no? Beh, assolutamente deve piacerti l'adrenalina, deve piacerti andare forte perché la velocità la senti e purtroppo bisogna anche saper spingere perché è una parte fondamentale ormai nella discesa, non conta più così tanto la guida, non è più così incisiva, ma anche la fase iniziale di spinta ormai è fondamentale, quindi devi saper correre. Però devi anche piacerti appunto l'adrenalina, la velocità. Quindi insomma adesso è tutto giocato sul fatto che bisogna dare i tempi di spinta devono essere molto molto elevati. Sì, assolutamente, infatti la nostra squadra sta facendo un lavoro eccezionale. Valentina, la mia compagna di squadra, lei ha fatto praticamente la prima spinta in ogni gara e quindi il nostro livello si sta alzando ed è bellissimo vedere che le altre nazioni ci guardano e iniziano a prendere spunto da noi. Speriamo che poi non ci battano. No, assolutamente. Sai che solitamente poi chi fa esempio deve guardare gli altri. L'allievo supera il maestro, quindi non so mai se sia bello. Senti, e oltretutto, chiaramente, oltre agli allenamenti sulla neve, c'è tanto anche lavoro in palestra, direi che è ovvio. Sì, principalmente lavoriamo in palestra con i pesi, sì, cioè facciamo lavori di esplosività, e pesi e salti, jump, e al campo di atletica invece lavoriamo giustamente sulla velocità, soprattutto sui ripetute corte, sui 20, 30, 40 metri. Quanto tempo dedicate all'allenamento a settimana? Mi alleno praticamente tutti i giorni. Tutti i giorni, esatto, tranne la domenica, e quindi andiamo dalle 2 ore al giorno più o meno, se siamo a casa. Se invece siamo via, gli allenamenti in pista per scendere occupano molto più tempo perché ovviamente non siamo gli unici in pista a scendere e ora che fai un giro passa parecchio tempo. E con i materiali? Il discorso materiali? Allora, la federazione ci mette a disposizione le slitte e i pattini, però poi il lavoro va fatto da noi, nel senso non abbiamo gli skimen, ma dobbiamo passare le ore magari a volte a sistemare i pattini e la slitta. Quindi insomma c'è davvero tanto tanto da fare. Alessia, io ti ringrazio perché siamo praticamente arrivati alla chiusura di questa vasta puntata di Spazio Neve. Speriamo di rivederci presto, speriamo di esserci anche nel 2026 per parlare della tua medaglia alle Olimpiadi di Cortina. Puoi fare tutti gli scongiuri che vuoi, ci buttiamo anche noi. Mi raccomando, noi ci lasciamo con un altro servizio, l'ultimo servizio, perché proprio qui a Domobianca si è concluso la scorsa domenica il circuito ACF Refrigeration per quanto riguarda lo sci alpino delle categorie giovanili. Vediamo com'è andata, vi annunciamo già che qualora si possa fare, perché dobbiamo anche vedere noi un pochino i discorsi con i vari DPCM, eccetera, eccetera, potremmo avere nella prossima puntata i vincitori del circuito. Grazie per essere stati con noi, Alessia, è stato veramente un piacere. Anche per me. Abbiamo fatto fare un giro in montagna, speriamo di rivederci davvero. Spazio Neve torna settimana prossima in un modo o nell'altro alla solita ora. Grazie ancora a Domobianca 365 che ci ha messo a disposizione l'Use Bar, il servizio, e ci rivediamo settimana prossima. Ciao! Le 31 porte della pista Selva Grande in quel di Domobianca ha fatto da location all'ultima prova del circuito ACF Refrigeration per quanto riguarda lo sci alpino. Si è trattato del primo trofeo Domobianca 365, organizzato dal centro agonistico Domobianca stesso. Uno slalom gigante per le categorie under 14 ragazzi, under 16 allievi e per i giovani juniores. Iniziando dalla prima delle categorie citate, questo è il risultato della prova al femminile che ha visto vincere ancora una volta la brava Marta Bianchin del Trubisky Team. Seconda la rivale di sempre, quella Beatrice Rosa Bertolio del Revolution Ski Race. Terza piazza per Miriam Sandretti del Formazza, tutte protagoniste di questa breve stagione. 17 le partenti. Sono stati invece 36 i maschietti della categoria che si sono affacciati al cancelletto di partenza. Ha vinto Fabio Ferraris, portacolori dell'Ossolaski Team, che ha saputo precedere la coppia del Revolution Ski Race composta da Federico Gianni e Federico Tadini.
Eccoci agli under 16 con 34 partenti che hanno preso il via nella gara maschile. A vincere è stato Giovanni Secco dello Sci Club Goga Mottarone, che ha anticipato il vincitore delle ultime prove, Andrea Schranz dello Sci Club Macugnaga. Completa il podio l'atleta del centro agonistico Domobianca, Alessio Mattioli. Nella prova femminile, con 24 atleti al via invece, ennesimo atto della sfida tra le massime protagoniste dell'annata, con Matilde Cavagnino del Revolution Ski Race, che ha preceduto Federica Piscetta del centro agonistico Domobianca, che recitava sulla pista di casa. Terza Giada Re dell'Ossola Ski Team. Infine la categoria Giovani Seniores, dove tra le ragazze è successo per la portacolori del Revolution Vittoria Galli, davanti all'atleta dello Sci Club Macugnaga Sofia Tabacchi, terza, e Virginia Iorda del Valle Antigorio. Tra i maschi è Luca Daveri a vincere, il gigantista dello Sci Club Goga Mottarone ha anticipato Andrea Rossi del centro agonistico Domobianca, e terzo è Mattia Ghisso dello Sci Club Macugnaga. In questa categoria sono state 14 le ragazze e 21 i ragazzi al via. Let's stay up tonight, let's stay up tonight.